presidente Vincenzo Cotugno ha tracciato un bilancio dell'attività svolta dal Consiglio regionale nel 2015, dalla riduzione dei costi della politica alle leggi approvate passando per quelle in cantiere. Il mio contributo è quello di arrivare a una sintesi, a un rilancio del partito. Con queste parole il commissario di Forza Italia Nunzia De Girolamo ha descritto il suo impegno volto a ricompattare il centrodestra in regione, annunciando a gennaio un incontro congiunto con Patriciello e Iorio. A recitare insieme al cabarettista Antonio Romeo e Angelo Satiriale i talenti molisani impegnati in due cortometraggi finanziati dall'amministrazione comunale di Campobasso per promuovere il territorio molisano oltre i suoi confini. Archiviata la 17ª giornata di campionato che ha chiuso ufficialmente il girone di andata, iniziano i primi bilanci. Dopo il derby dell'ultimo turno, le molisane, Esernia e Campobasso condividono lo stesso posto in classifica. Bentrovati con informazione di Molise TV. In apertura, come abbiamo sentito anche dai nostri titoli, la conferenza di fine anno del presidente Vincenzo Cotugno, che ha tracciato un bilancio dell'attività svolta dal Consiglio regionale nel 2015, dalla riduzione dei costi della politica alle leggi approvate, passando per quelle in cantiere. Il resoconto nel servizio. 54 sedute, 330 delibere, 19 leggi, 36 provvedimenti, 29 atti di indirizzo. Sono questi i numeri dell'attività istituzionale svolta dal Consiglio regionale del Molise, forniti dal presidente Vincenzo Cotugno nel corso della conferenza stampa di fine anno organizzata, così come avviene anche a livello nazionale, unitamente all'Ordine dei giornalisti del Molise e alla presenza dei consiglieri Monaco, Parpiglia e del presidente della Quarta Commissione Lattanzio. Un resoconto dettagliato, quello fornito da Vincenzo Cotugno alla presidenza di Palazzo Moffa da soli 3 mesi. Tra le principali leggi regionali approvate nel 2015, il presidente ha sottolineato la legge numero 1 del 10 febbraio a tutela delle donne affette da endometriosi, la numero 11 del 20 maggio a sostegno dell'editoria locale, la 16 del 18 novembre recante le nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario e quella che ha istituito la figura del garante regionale dei diritti della persona. Riprendendo le parole dette da Monsignor Bregantini nel corso della sua visita pastorale in Consiglio, il presidente Cotugno ha ribadito l'importanza della collaborazione e della concordia con le altre forze politiche e con i cittadini, recuperando la fiducia nelle istituzioni venuta meno negli ultimi anni. Il bilancio è un bilancio positivo nei termini del contenimento dei costi della politica in generale, ma soprattutto nel cammino che ci siamo avviati a portare avanti di riportare le istituzioni alla fiducia dei cittadini, quindi portare i cittadini a ritornare con la fiducia nelle istituzioni e a eliminare quello che è il mal di pancia della piazza. Tante le opportunità da cogliere nel 2016, dall'area di crisi ai fondi comunitari, passando per il riordino della sanità. Noi avremo un 2016 dove il lavoro troverà delle risposte concrete. L'area di crisi, i fondi comunitari, tutta una serie di azioni che sono state messe in piedi dal governo regionale che dovrebbero partire con il 2016, e quindi cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno e cercando di riempire il mezzo vuoto. Presidente, tra le proposte di legge lei ha sottolineato quelle in favore a tutela delle fasce più deboli. Assolutamente sì, molto è stato fatto, molto sarà ancora fatto e in commissione ci sono almeno 3 proposte di legge che vanno in questa direzione e che contiamo di licenziare in consiglio nel prossimo mese di gennaio. In riferimento alla legge 69 riguardante la presa in carico delle disabilità e dell'autismo nell'età evolutiva e la numero 97 riguardante il piano di interventi sulla non autosufficienza finanziato da un fondo regionale. Quanto alla gestione delle risorse del Consiglio, il Presidente ha sottolineato la riduzione dei costi della politica, passati da 9,7 milioni nel 2013 a 8,8 nel corso del corrente anno finanziario, con una riduzione del 10% nel corso del triennio e del 6% dal 2014. Il mio contributo è quello di arrivare a una sintesi e a un rilancio del partito. Con queste parole il commissario di Forza Italia, Nunzia De Girolamo, ha descritto il suo impegno volto a ricompattare il centrodestra in regione, annunciando a gennaio un incontro congiunto con Patriciello e Iorio. Il servizio.
Il commissario Nunzia De Girolamo a Campobasso per parlare delle prospettive di rilancio del centrodestra molisano. Un'occasione, ha dichiarato in conferenza stampa, per augurare un buon Natale ai molisani e illustrare quanto fatto in questi pochi mesi dalla sua nomina. Diverse le sfide da affrontare, ha dichiarato, la prima quella di ricostruire un'area di opposizione alla sinistra e ricompattare il centrodestra. Su questo fronte, ha garantito il commissario De Girolamo, ho il pieno sostegno delle altre correnti. Commissario De Girolamo, lei ha detto il mio contributo è quello di arrivare a una sintesi e a un rilancio. Qui in Molise è possibile? Assolutamente sì, e Molise può essere anche un ottimo laboratorio per il rilancio del centrodestra. Noi siamo stati sempre molto forti qui, addirittura l'attuale presidente di regione non viene certo dalla sinistra, poi diciamo che grazie a quell'etichetta di sinistra ha fatto una serie di danni. La forza del centrodestra non va dispersa, per cui sarà mio interesse rilanciare Forza Italia, ma anche la coalizione di centrodestra, che si deve preparare già da oggi alla sfida prossima delle regionali. Il commissario di Forza Italia ha già incontrato singolarmente l'ex governatore Michele Iorio e l'europarlamentare Aldo Patriciello, annunciando che a gennaio ci sarà un incontro a tre. A breve l'organigramma, la vera vittoria, poi proseguito, è quella di tenere insieme il vecchio e il nuovo, dando spazio alle nuove generazioni, facendo al contempo tesoro delle esperienze dei veterani della politica locale. Sì, diciamo che per esperienza so che cosa significa essere giovani in politica, ho cominciato dai movimenti giovanili di Forza Italia e so che è coniugare, diciamo, chi c'è da tanto tempo e ha grandi esperienze con il rinnovamento e con l'entusiasmo del rinnovamento non è facile, però proprio come consiglio di vita lo farò anche qui e stimolerò questa simbiosi fra nuovo e vecchio, diciamo così, anche se non è bellissima come termine, perché credo che ci sia bisogno dell'entusiasmo delle nuove generazioni e quindi anche dell'illusione di fare le cose, di farle diversamente, e dell'esperienza di chi c'è sempre stato e radicato sul territorio, che può condurre questa fase di rinnovamento di Forza Italia e della coalizione. Comunque cercheremo di tenere insieme rinnovamento ed esperienza. Tra i temi affrontati anche quello della Corte d'Appello di Campobasso. Per me è stato un onore aderire al comitato, ha dichiarato Nunzia De Girolamo, dicendosi pronta a sottoporre al ministro Orlando quella sintesi costruttiva che, ampliando la platea di competenza, con accordi che riguarderanno la vicina Benevento, con chi si intenderà dialogare, ne permetteranno la sopravvivenza, oggi purtroppo legata ai piccoli numeri della regione Molise. I carabinieri della compagnia di Larino hanno tratto in arresto a Santa Croce di Magliano un 49enne del luogo per detenzione abusiva di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i militari del nucleo operativo della compagnia frentana, unitamente a quelli della stazione di Santa Croce di Magliano, hanno attenzionato alcune persone ritenute responsabili di detenere illegalmente armi e munizioni. Al termine di tali servizi, avendo acquisito sufficienti elementi per ritenere l'effettiva detenzione illegale di armi da parte soprattutto di un 49enne del luogo, i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione nella sua abitazione. Le armi e le munizioni illegalmente detenute e le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e il 49enne è stato arrestato. Cambiamo argomento, anche le associazioni dei consumatori hanno aderito al Comitato Unitario per la salvaguardia della Corte d'Appello di Campobasso, sottoscrivendo un protocollo d'intesa per promuovere una petizione popolare ed evitare ulteriori disagi economici sulla tenuta del tessuto sociale molisano. I dettagli nel servizio. Sempre attente alle istanze dei cittadini, le associazioni dei consumatori hanno aderito al Comitato Unitario per la salvaguardia della Corte d'Appello di Campobasso, sottoscrivendo un protocollo d'intesa per promuovere una petizione popolare con l'obiettivo di informare, difendere e continuare a rappresentare i consumatori e tutti quei cittadini interessati a non vedere svuotata la propria regione di organismi e presidi necessari alla sua sopravvivenza. Sì, noi siamo un gruppo di associazioni che si muove anche nel sociale sui problemi generali della nostra regione e abbiamo firmato questo protocollo proposto da Confconsumatori per mobilitarci attorno al problema della possibile soppressione della Corte d'Appello nel Molise, che è un grave vulnus per la nostra regione, soprattutto per una regione che purtroppo vive in questo momento di economia da servizi.
e che quindi se perdere tutti gli uffici collegati alla Corte d'Appello e tutte le presenze e il reddito che viene utilizzato nella nostra regione sarebbe un gravissimo danno, forse senza possibilità di ritorno. Quindi noi lanciamo un appello ai cittadini perché comprendano che questa è una battaglia di vita o di morte per la regione e per noi, quindi deve essere centrale nell'attenzione di tutti. Ecco, avvocato Sonia Giacchetta, quali disagi potrebbe creare un'eventuale soppressione della Corte d'Appello per i cittadini? Beh, sostanzialmente verrebbe meno il diritto del consumatore ad avere un giudice di prossimità, un giudice che possa decidere le proprie controversie e quindi un giudice che dovrebbe poi rivolgersi a un giudice che non è del foro di residenza del consumatore. Quindi verrebbero meno sia l'articolo 63 del codice del consumo, ma anche l'articolo 33 sempre del codice del consumo, che prevede appunto tra le clausole vessatorie un foro diverso da quello di residenza del consumatore. La paventata soppressione della Corte d'Appello dunque avrebbe inevitabili ripercussioni economiche sulla tenuta del tessuto sociale molisano. In tale ottica le associazioni dei consumatori invitano a gran voce tutta la cittadinanza a condividere e sottoscrivere la petizione affinché non vengano compromessi i propri diritti. Ancora cronaca, mancata dichiarazione di ricavi per 7 milioni di euro ed infrazioni della normativa sull'IRAP. Questo l'esito della complessa attività ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza di Termoli nei confronti di un'azienda bassomolisana operante nel settore della commercializzazione di prodotti alimentari di varia tipologia, nonché vini, liquori, articoli per la casa e tessuti. Cambiamo nuovamente argomento. A recitare insieme al cabarettista Antonio Romeo e Angelo Sateriale i talenti molisani impegnati in due cortometraggi finanziati dall'amministrazione comunale di Campobasso per promuovere il territorio molisano oltre i suoi confini. Il servizio. Dallo scorso 21 dicembre la città di Campobasso si è trasformata in un set cinematografico per la realizzazione di due cortometraggi che hanno l'obiettivo di promuovere il territorio oltre i suoi confini e le sue eccellenze. Una stretta e proficua collaborazione, quella nata tra l'amministrazione Battista e la famiglia Innocenzi. Abbiamo scelto Campobasso perché con la dottoressa Monaco ci siamo conosciute già da qualche anno. Abbiamo pensato di creare, attraverso il suo lavoro, che lei è una emotional manager, e il cinema, portare il suo lavoro nel cinema, nella città di Campobasso, che abbiamo comunque riscoperto una città meravigliosa e con molto calore. Il nostro obiettivo è quello di fare intanto tanti piccoli cortometraggi che parlano di queste tematiche, ma la cosa principale è creare una formazione per i ragazzi. Per i ragazzi che possono comunque rappresentare tutte le categorie del cinema, dall'aspetto tecnico all'aspetto artistico, come può essere un fonico, un montatore, uno scenografo, un costumista, un truccatore e anche, perché no, gli attori ovviamente. Questo è il nostro obiettivo, insomma, di creare questa formazione il prima possibile, perché sentiamo che comunque attraverso pure quello che abbiamo vissuto in questi giorni i ragazzi hanno dei talenti, perciò bisogna riscoprirli. Girati da Angelo Frezza, due cortometraggi che saranno presentati alla città capoluogo nei primi mesi del 2016 trattano del linguaggio delle emozioni, rivisitato in chiave ironica. E fino adesso le persone stanno un po' trascurando il ruolo delle emozioni e non ci si rende conto che molto spesso, se le cose non vanno come vorremmo, è perché probabilmente dobbiamo cominciare a pensare in positivo e pensare alle emozioni belle. È molto molto ironico, perché forse il modo più bello per parlare di emozioni belle è con il sorriso sulle labbra, e l'abbiamo girato tutto qui a Campobasso, molto sulla piazza, dove nei posti più carini, perché poi in questo periodo Campobasso è stato reso bellissimo. Infatti ringraziamo l'amministrazione che ci ha fatto trovare un paese che già era bello, poi con tra le illuminazioni, il presepe, abbiamo fatto delle scene vicino al presepe, adesso penso stasera gireremo nella tendostruttura. Insomma, abbiamo utilizzato anche il modo in cui è stato abbellito Campobasso.
In prossimità delle festività natalizie, anche l'Associazione Costruttori Edili del Molise vuole augurare buon Natale e felice anno nuovo a tutti i molisani e coglie l'occasione per invitare tutti gli associati ad una conferenza stampa indetta per il prossimo martedì 29 dicembre per rendicontare le attività svolte dall'Associazione durante l'anno. Concerto di Natale all'Istituto Iovine di Campobasso, dove i piccoli alunni hanno mostrato ad amici e parenti quanto imparato nel corso dell'anno. Per noi c'era il collega Gennaro Ventresca. Vediamo. Un presepe che accoglie la gente. La musica ed un concerto. Il tempo sembra essersi fermato alla Iovine. Ma non è un rilievo, anzi è un plauso che noi facciamo un po' a questa scuola del quartiere San Giovanni dei Gelsi, mantenuta, sorretta, peraltro bene, dal dirigente Sergio Genovese. Sergio. Sì, il mantenere le tradizioni non è un passo indietro rispetto al passato, secondo me è un passo avanti, perché un eccesso di tecnologia ci ha fatto perdere questi rapporti e queste emotività così intense che il Natale un tempo ci proponeva. E quindi noi siamo orgogliosi e fieri di poter pensare al futuro dando forza al passato. Un'orchestra imponente numericamente, un coro altrettanto robusto. Ma questa scuola ha proprio una sua peculiarità con la musica e con l'orchestra. Sì, è una scuola che non abbandona le vecchie tradizioni, perché riteniamo che affidarsi al passato con le tecnologie che hanno spinto il nostro agire verso rapporti virtuali, affidarsi al passato secondo me è essere assai moderni. Ed è bello anche vedere un po' la presenza delle famiglie. Le famiglie e la scuola finalmente hanno ritrovato forse quel punto di saldatura che si era un po' aperto in questi ultimi tempi. È un po' generosa la tua affermazione, comunque stiamo lavorando per creare queste famose sinergie, ma è evidente che è la società che deve assegnare più credibilità alla scuola e anche la scuola dal suo interno che deve migliorare e ritornare su schemi velocemente, secondo me, abbandonati troppo frettolosamente, e nel momento in cui noi riuscissimo a creare queste condizioni si potrebbe parlare appunto di un sodalizio importante tra scuola e genitori. Festa di fine anno anche alla Idrosport di Campobasso. Tra tuffi, foto, ricordo e risate, i piccoli nuotatori hanno mostrato ai genitori i progressi fatti in acqua nel corso dell'anno. Vediamo. Toni Oriente, festa di Natale alla Idrosport, tante risate, tanti sorrisi da parte di questi bambini. Che cosa avete pensato per loro? Ma è una giornata che oramai rappresenta un po' la consuetudine, quella di salutare un po' tutti i bambini, i ragazzi, ovviamente le famiglie, facendo a loro i nostri auguri di buon Natale e di buon anno, e per noi è anche un modo di dedicare ai bambini e ai ragazzi, che poi sono i protagonisti principali dei nostri corsi, una giornata in clima festoso. Quindi abbiamo fatto venire un bellissimo Babbo Natale, una bellissima accompagnatrice che è la principessa Elsa, quindi abbiamo cercato di fare in maniera di che sia una giornata che possa anche rimanere un po' nei loro ricordi attraverso anche le foto, e quindi insomma arricchendola quanto più possibile. Ecco, per i genitori che ci stanno ascoltando, perché iscrivere i propri figli in piscina? Ma noi crediamo che il nuoto, al di là di quello che ovviamente si sa e che si dice che è uno sport completo, credo che poi abbia una valenza sia di natura sportiva, di natura ovviamente anche di preparazione fisica, ma è anche uno sport divertente che unisce anche le finalità di apprendimento, ma anche finalità di tipo sociale. È uno sport che, per quanto si possa pensare che sia individuale, ma nei corsi poi è uno sport che diventa anche un di collettivo, di gruppo, quindi è bello frequentarlo, è bello frequentarlo un po' a tutte le età, non solo ai bambini ma anche agli adulti.
Bentrovati con la nostra pagina sportiva. Chiuso ufficialmente il girone di andata del girone F della Serie D, è tempo di bilanci. Dopo il pareggio nel derby molisano tra Campobasso e Isernia, le due molisane condividono anche lo stesso posto in classifica. Ai nostri microfoni il commento del presidente Giulio Perrucci. Sentiamolo. Giulio Perrucci, possiamo dire bella giornata di sport, perché così deve essere il calcio, splendidi tifosi dell'Isernia e del Campobasso. Sì, sì, infatti era quello che mi auspicavo stamattina, è stata una bellissima giornata, accoglienza fantastica da parte della dirigenza dell'Isernia, ci tengo a sottolineare, il presidente e tutti gli amici che lo accompagnano, quindi alla fine il risultato è pure giusto, partita non bellissima. Però l'importante è che il Molise oggi sia fatto onore per il comportamento delle tifoserie. Il risultato è giusto, eravamo proprio, se il calendario ci ha messo anche lo zambino, prima di Natale un derby è andata così. Sì, sì, infatti probabilmente la testa era già alle vacanze, però dai, ci prendiamo il punto, allunghiamo questa striscia positiva. È chiaro che mi sarei aspettato un Natale diverso, come penso tutti, ci dispiace, però insomma, bisogna avere la forza e la capacità in questo momento di andare avanti e di arrivare alla fine nella maniera migliore possibile. Chi si aspettava una rivoluzione è stato deluso dal mercato di dicembre, pochi cambi. Ma abbiamo fatto, penso Antonio Minadeo è stato bravo insieme con i consigli del mister di fare le scelte più ponderate, abbiamo tenuto un'ossatura penso competitiva, cercato di mettere qualcosa dentro di buon livello, però insomma siamo ancora vigili cercando di accontentare le richieste del mister. Dal Campobasso all'Isernia sentiamo i commenti a caldo dopo il derby molisano a Lancellotta di Simone Saltarin, autore del gol, e del capitano Nicola Panico. Beh, sicuramente sono stato contento, perché sbloccare una partita del genere era comunque difficile sia per noi che per loro, quindi è sempre un onore poter segnare in queste partite, soprattutto contro squadre come Campobasso. Un po' di imprecisione da parte nostra c'è stata, soprattutto negli ultimi metri, su errori tecnici e via dicendo, quindi il peccato è quello, perché potevamo fare molto di più nell'area avversaria già nel primo tempo, però va bene comunque così. Sì, in casa penso che non si possa dire che non stiamo facendo bene, al contrario invece per le partite in trasferta sicuramente il nostro impegno sarà quello di fare di più nelle partite fuori casa. Pensare a playoff credo fosse lecito, visto che fare 26 punti, no 25, anche se ne abbiamo 23, se oggi avessimo vinto significava veramente viaggiare a 50-52 punti l'anno, quindi era giusto pensare ad altro, però voglio sottolineare che Isernia è costruito per, all'inizio era stato costruito con una salvezza non tranquilla, a stento diciamo, e giocare questo derby ad armi pari, sentirmi addirittura in alcune frangette una squadra superiore a Campobasso, per me e per la squadra è un motivo d'orgoglio, e credo che pure per la città. Se avessimo vinto davo un 10 e l'oro. Abbiamo pareggiato da solo un 10, era importante confermarci, soprattutto nel derby, e abbiamo dimostrato che comunque siamo una squadra che può raggiungere l'obiettivo tranquillamente. E con questo è tutto, grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV, vi lascio al meteo e arrivederci. Il meteo è offerto da... Da Gran Risparmio scoprirai la qualità e la freschezza dei prodotti scelti con cura per te. Inoltre troverai in esclusiva i detersivi alla spina, ecologici e convenienti. Da Gran Risparmio risparmi tu e risparmia l'ambiente. A Corso Bucci 54 a Campobasso.
Previsioni del tempo per giovedì 24 dicembre. Condizioni meteo stazionarie sulle regioni di sud-est con alta pressione e bel tempo prevalente su Puglia, Basilicata e Molise. Da segnalare ancora ritorno di foschie dense o nebbie nel corso della notte e al mattino. Ventilazione debole e variabile con mari quasi calmi, al più poco mossi, temperature senza particolari variazioni o lieve calo nei valori massimi. Campobasso minima 4, massima 11 gradi. Isernia minima 4, massima 12 gradi. Termoli minima 10, massima 14 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei... Ha consigli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.